Grazie per questa possibilità anche di far partecipare un palestinese a questa grande assemblea. Non perché mi sento strano, sono anch'io italiano, mi considero un europeo, però ogni volta che vado in Palestina mi fermano al confine israeliano, mi fanno ricordare che sei un palestinese. Quindi di questo l'Europa ha anche una grande responsabilità. Non siamo pochi, quelli sono pochi, quelli che stanno controllando questo mondo, ma noi siamo tanti, tantissimi. Ci manca un'avanguardia, qualcuno che dica facciamo questo per cambiare il mondo, per cambiare anche questa situazione. Quando l'Unione Europea continua ancora con un regime come quello israeliano, fascista e nazista, di quello che sta facendo, continuano ancora gli accordi militari, commerciali, economici da tutte le parti. Questo nessuno lo denuncia, nessuno ne fa. Israele rimane la grande democrazia, anzi, secondo il nostro Renzi, le nostre origini. Se le mie origini sono quel nazismo che sta facendo in Italia, non voglio avere quelle origini. E ve lo dico che chiaro e tondo, né come palestinese, né come italiano, né come cittadino del mondo. Non lo voglio quelle origini di nazismo che sta facendo Netanyahu in Palestina. Bene fatti voi a rompere questa Unione Europea, perché ancora non riesce a prendere una posizione su nessuna questione. Sono sempre legate alla NATO, e anche quello da combattere, perché quella NATO che ha bombardato in Iraq 25 anni fa, ma la guerra è dura da molto prima. Dalla guerra di Algeria, da quando è nata Israele, il colonialismo continua, hanno dichiarato la guerra contro i lavoratori, ma i lavoratori dove stanno? Questa è la discussione che dobbiamo fare. Secondo me il lavoro è la questione principale, è il lavoro che noi non riusciamo a metterlo tutti insieme nello stesso fronte contro il capitalismo, il liberalismo che ha annunciato una guerra contro tutti noi. E questa è l'idea che dobbiamo farla passare nella gente. Non è la guerra e il terrorismo, è la stessa cosa. La stessa cosa, chi fa la guerra fa terrorismo. E lo fanno terrorismo materiale in cui ammazzano le persone e fanno terrorismo entrando nella mente della gente, fa la paura, entrare nel panico. Basta guardare Roma questi giorni. Carri armati o blindati dell'esercito stanno davanti alla metro in tutti i posti. Siamo in uno stato di assedio e la gente ha paura, vogliono farci sentire paura, ma questa paura noi dobbiamo sconfiggerla, perché sconfiggere la paura significa sconfiggere la guerra anche. E questo nasce dalle nostre idee. Se noi siamo convinti che possiamo farcela, ce la facciamo. E se l'inizio è iniziando rompendo l'Unione Europea, che si rompa. E se non va il più presto possibile, perché questo fa bene ai siriani, ai palestinesi, ai libanesi, a tutto il mondo, perché non è possibile continuare in questa maniera. Ogni cosa che fanno, l'unica soluzione è bombardare. Ma contro chi? In Siria la Francia da molto che sta bombardando, ma bombarda la gente civile, bisogna dirlo. E l'Italia, se non mancava poco, andava anche a bombardare. Le mine che usa l'ISIS sono mini italiani, le armi che hanno sparato a Parigi o a Beirut o a ieri a Mali sono armi europee. Il petrolio che stiamo consumando è un petrolio che viene clandestino, comprato dall'ISIS. Stiamo finanziando i nostri terroristi. Fino a quando? Fino a quando questo stato di cose possa durare? Se non si ferma un movimento grandissimo, e ben venga una manifestazione il 16 gennaio, ma tantissime altre devono seguire su tutto quello che succede nella zona del Mediterraneo, non voglio dire nel mondo, ma la nostra zona, questa che ci interessa di più. Che ben venga anche qualcuno che diceva l'alba mediterranea, perché no? Perché no? Israele sta chiedendo da anni a entrare nell'Unione Europea, ma di fatto sta dentro, non sta fuori. Anche quello va rotto tutti gli accordi, le alleanze che ci stanno. Perché la ricerca scientifica che fa l'Europa con Israele è una riguarda micro, la guerra batteriologica che usano contro i nostri ragazzi. Basta guardare questi gas che buttano contro i nostri giovani che stanno rivoltando la terra contro Israele, sono i gas velenosi creati anche dall'Unione Europea. Grazie.